Good ball by Dixon, finding Smith. But Thomas charging through the midfield. Thomas, it's up for grabs now. Thomas, right at the end. An unbelievable climax to the league season. Well into injury time, the Liverpool players are down absolutely abject. Batty has burst forward from the back so well, and great awareness to bring in Alan Shearer. It sat up for him, and that was the result. He has made that look ridiculously easy. Game, set and match for England. Nuovo appuntamento di Natale per i Titolari Podcast, appuntamento speciale, quindi Titolari Podcast Christmas Special, e quindi puntata speciale, serve un ospite speciale per questa spotlight che dedichiamo al Boxing Day e agli stadi inglesi, e quindi parleremo con chi chiaramente ha scritto libri e ha vissuto tante tantissime partite da dentro questi meravigliosi stadi, respirando l'atmosfera anche nel clima delle feste, ma non solo. Quindi insomma una puntata intera dedicata al calcio inglese, più o meno come avevamo fatto un anno fa, sempre in questo periodo. E allora in questa puntata dei Titolari parleremo della storia del Boxing Day, delle tradizioni legate al Boxing Day e chiaramente legate anche al calcio inglese, ma soprattutto a racconti e aneddoti dagli stadi, quindi provando a sentire quel profumo, no, che magari si può sentire con il rumore delle braci che vanno, il rumore delle piastre, il profumo degli hamburger, di tutte queste cose qui che solo andare allo stadio ci può dare. Prima di cominciare però vi ricordo come al solito di seguire le nostre pagine Facebook e Twitter, i Titolari Podcast. Potete scriverci a titolaripodcast@gmail.com e visto che potete sentirci su Google Podcast, Spotify, Spreaker ed Apple Podcast, lasciateci una bella recensione da 5 stelle su Apple Podcast, seguite su Spotify e poi potete anche iscrivervi al nostro canale YouTube, dove potete sentire tutte le nostre puntate, chiaramente anche quelle vecchie. In questa puntata allora dedicata al Boxing Day e al calcio inglese ho voluto giocare facile e ho voluto chiamare Roberto Gotta in collegamento con noi. Ciao Roby, ben ritrovato, grazie per aver accettato l'invito dei Titolari, come va? Beh, grazie per l'invito, ovviamente piacere mio. Allora, coinvolto per una puntata di Natale, quindi un Christmas special, quindi grande onore devo dire, perché comunque se si parla di Natale bisogna parlare inevitabilmente un po' di calcio inglese e ho voluto giocare sul sicuro, no? Quindi parlare con qualcuno che il calcio inglese lo ha vissuto in prima fila, possiamo dire? Cosa dici, Roby? Beh, ho provato, sì. Soprattutto mi è capitato di dirlo... l'età di per sé non è un merito, però a suo tempo è stato un merito mio e di altri, lo ammetto incensandomi, riuscire a seguire il calcio inglese quando non era di moda, quando non lo seguiva nessuno, quando non arrivava in TV, quando era anche considerato dai nostri media un calcio per primitivi, e allora ci voleva un po' più di coraggio, diciamo, rispetto a oggi, quando ce lo troviamo serviti su un piatto ed è anche molto edulcorato, diciamo così, per una visione per un pubblico un pochino più globale, ecco. Hai visto un calcio inglese cambiato? Direi che io sono un 91, quindi vivo il calcio inglese dagli ultimi 20-25 anni, no? Perché poi anche solo molto banalmente 20 anni fa, i primi anni 2000, non era così facile poter vedere tutte queste partite, no, del calcio inglese. E sono cambiati gli stadi negli ultimi 20 anni, è cambiato il modo un po' in cui appunto si vede il pubblico sugli spalti. E ti faccio questa domanda, spero tu non ti offenda, ma so già che non ti offenderai. Quanto l'hai visto appunto cambiare il calcio inglese nel corso degli ultimi anni? Perché tu mi dicevi, già da tanti anni ho avuto la fortuna e la possibilità e la bravura di andare a seguire il calcio inglese. Ecco, l'hai visto cambiato davvero tanto anche proprio dallo stesso pubblico inglese? Ma è quasi irriconoscibile, è quasi un altro sport, perché... In campo è cambiato tantissimo, ovviamente, perché sono arrivati, cioè, per dire, tu hai detto sono un 91, l'anno dopo la vecchia First Division diventava Premier League, ma ancora fino a fine anni 90 la maggioranza dei calciatori erano britannici, inglesi, scozzesi, gallesi o dell'Eire. Ancora il calciatore straniero rappresentava una curiosità, adesso la situazione si è completamente ribaltata anche per quanto riguarda gli allenatori. Già questo cambia radicalmente tutto, perché manca in moltissimi la cultura
di quello che era il calcio inglese, sono arrivati allenatori influenti e bravi come Arsène Wenger, che ha sempre mostrato grande rispetto per il calcio inglese, ma un pezzo alla volta, soprattutto quando si trattava di FA Cup, ha cercato di smantellarlo. Basta ripetizioni, basta partite che pareggiate vanno a oltranza a ripetizioni, basta questo, basta quell'altro, ed è riconoscibile. Il calciatore inglese del passato, ma fino agli anni 90, inseriva il calciatore straniero e lo educava alle sue tradizioni. Adesso siamo quasi al contrario, ecco. Si è fatto contaminare. Sì, anche perché è quasi sempre minoranza, per cui è quasi un discorso di numeri. E questo è il motivo per cui forse i più tradizionalisti sono molto legati alle divisioni inferiori, non dico solo la Championship, che comunque ha ormai anche lì un risalto internazionale molto importante, ma proprio anche quelle inferiori, quelle ancora più basse. Sì, anche a rischio, me ne rendo conto, di snobismo, di voler a tutti i costi lanciare il messaggio io sono più puro perché vado a vedere Wimbledon Northampton. In realtà poi uno la purezza ce la dovrebbe avere dentro a prescindere, magari a volte ci si fa coinvolgere. Allora, poi bisogna distinguere, il tifoso può scegliere quello che vuole, l'appassionato pure. Chi lavora ha un pochino meno possibilità di scegliere, ha un pochino meno anche possibilità di dire completamente quello che pensa, perché magari deve occuparsi di un argomento che, sul quale è un po' scettico, però può anche non essere in grado di esprimere scetticismo. Quindi magari può anche essere controproducente dire preferisco Wimbledon Northampton all'ennesimo Bayern PSG o all'ennesimo Real Madrid Manchester United di Champions League, che ormai giocano ogni due anni, anche se non è l'esempio più facile. Però bisogna anche che si renda conto che non è giusto fare a tutti i costi l'eccentrico e dire cose strane, ecco. Quindi è un equilibrio difficile da tenere. Io sono arrivato a scrivere per ambizione di purezza assoluta del calcio inglese nel libro che ho fatto su West Ham, di cui ho seguito l'ultima stagione tutte le partite tranne una in casa. Ho anche scritto che lo stadio inglese ideale è uno stadio in cui non mi fanno entrare, perché io sono italiano e la purezza vorrebbe uno stadio solamente popolato da britannici, da tifosi locali. Quindi si arriva anche a questi estremi di razionalizzazione di quello che sta accadendo. Guarda, ti faccio una domanda proprio molto veloce, la risposta è molto semplice. Bowling Ground o il nuovo stadio del West Ham? Beh, ma non... ma il problema è questo, chi deve rispondere? Perché io posso dire che non c'è paragone, ma analizzando più in dettaglio i tifosi a cui ho fatto una brevissima domanda durante quell'anno, dei tifosi, solo uno ha detto io non andrò allo stadio nuovo, non è uno stadio di calcio, sono legato a questo. Ed è il famoso venditore, un tifoso, un ex DJ che aveva una stazione radio, un sito web, che vendeva un giornalino, non il programma ufficiale ovviamente, un giornalino da lui compilato, che mi ha proprio detto, mi ha anche regalato il suo giornalino autografato, e ha detto io in quello stadio non andrò, perché non è più West Ham per cui ho sempre tifato, è un'altra roba, lo stesso nome. Questa è l'unica persona. Io ho parlato con due tifosi e mi hanno detto ma noi veniamo dall'Essex, che è la zona dove sono andati molti dopo la guerra, per le distruzioni che c'erano nell'East London, e per noi è più comodo perché arriviamo a Stratford e abbiamo già lo stadio lì. Il signore seduto accanto a me, l'abbonato seduto accanto a me, che era un ultra settantenne, quindi poteva teoricamente essere, anzi andava lì dagli anni 60, mi ha detto non era presente all'ultima partita, quella contro il Manchester United, quella in cui bisognava esserci, perché ha detto ma sì, alla fine è una partita come le altre. Spesso siamo noi stranieri molto più fondamentalisti degli inglesi o di altre nazioni, ognuna nel proprio campo, nell'amare le cose del passato. Gli inglesi in fondo hanno la radice anglosassone che ha creato gli americani, che come sappiamo non hanno poi tutto questo problema nell'abbattere stadi e ricostruirli. Possiamo dire che gli inglesi comunque sono quelli che hanno pur sempre tirato giù Wembley e ne ha fatto su uno nuovo, quindi voglio dire, sì, non è che... Sì. E hanno innovato quasi tutto, sono stati i primi in Europa a dare, tra i campionati maggiori, ad introdurre i tre punti per la vittoria. Nell'81-82 sono vadato, se non 80-81 vado appunto a memoria. Sono stati i primi perché ritenevano che il loro calcio fosse noioso, e per chi come me poteva comparare
sembrava una follia che fosse noioso quel calcio, e hanno innovato sempre, per assurdo, proprio perché sono innovatori, poi si attaccano alle cose precedenti, perché se non innovi mai non è nemmeno un motivo di creare una tradizione, in quanto non c'è il cambiamento, quindi non c'è la percezione che qualcosa non va perso. Dopo questo lungo preambolo, dai, voglio entrare allora dentro. Io sempre lungo, No, ma è perfetto perché, guarda, come ti ho detto fuori onda, io voglio che sia una chiacchierata proprio molto naturale. Però hai usato un termine a cui mi collego subito, che è tradizione. 26 dicembre, tradizione del Boxing Day. Ti chiedo, per chi magari ci ascolta e non conosce, di dirci brevemente l'origine del Boxing Day, che tanto, vabbè, se uno è smanettone la trova rapidamente su Google, sì, certo. Però preferisco fartela raccontare in modo molto, molto rapido, Roby. Beh, guarda, anni fa avevo cercato di approfondire l'argomento e in realtà ci sono alcune versioni, nessuna totalmente smentita. Quella più comunemente accettata è quella relativa al fatto che il 25 nelle famiglie ricche e nobili si mangiasse, si bevesse tutto quello che si poteva e tutto quello che non si poteva venisse dato alla servitù in una scatola, in una scatolina, e quindi diventava box, diventava il Boxing Day, portare scatole con regali in giro. Poi, visto che è diffuso un po' in tutto il Commonwealth, quindi anche in Australia, in altre parti del mondo, ci possono essere state variazioni. È credibile più rispetto ad altre versioni questa, perché effettivamente nell'Inghilterra ottocentesca e di primi novecento non mancavano i ricchi, non mancavano i nobili, e ahimè, come conseguenza, non mancavano quelli che invece non si potevano permettere neanche qualcosa di gustoso il giorno di Natale e il giorno dopo, appunto, Boxing Day. Da qui si arriva chiaramente alla trasposizione calcistica. Il 26 dicembre in Inghilterra cascasse il mondo, si va, o meglio, si va, purtroppo quest'anno non si va allo stadio, però comunque il 26 ci si mette comodi e si guarda la propria squadra giocare. Come mai in Inghilterra è diventato un giorno così importante per il calcio? E ti attacco già un'altra domanda: perché in Serie A non ha attaccato invece il Boxing Day di un paio d'anni fa? La struttura del calcio inglese, essendo la prima sostanzialmente al mondo, non ha mai risposto a dei criteri particolarmente logici. Qualche anno fa qualcuno mi ha chiesto: ma perché gli inglesi vogliono farli originali e la sesta giornata di andata si gioca a volte prima della terza di ritorno? E la mia risposta è stata: ma veramente gli inglesi sono stati i primi a creare un campionato, quindi forse non è questione di voler farli originali. Loro hanno sempre fatto così, siamo noi italiani, tedeschi, spagnoli che facciamo le prime 15 giornate o poi 16, quello 17, quello che è, e a specchio il ritorno lo facciamo uguale. Loro hanno sempre avuto, un po' come anche in America quando si fa il calendario dei vari campionati, anche se io ovviamente non ci sono andate e ritorno, hanno avuto la libertà di scegliere quando giocare in base anche alle esigenze, perché gli stadi erano e sono nella stragrande maggioranza di proprietà, quindi non devi chiedere al comune di avere la disponibilità dell'impianto, giochi quando vuoi e giochi quando credi che il tuo pubblico possa venirti a vedere ancora di più. Quindi perché non a Natale, quando in genere la gente a casa magari ha avuto una gratifica, parlo di tanti anni fa, un mezzo stipendio in più, quello che da noi sarebbe la tredicesima, perché non farlo e perché non sfruttare questa occasione per fare più partite possibili? La salute dei giocatori era considerata in secondo piano, non hanno mai avuto tante libertà i calciatori inglesi, era importante la salute del pubblico e anche far uscire la gente nei giorni in cui poteva effettivamente uscire senza che il lavoro ne risentisse. Questo è il dato più importante. E venendo invece ormai al 2020, gli ultimi anni, ormai ovviamente confermatissimo, però si è parlato tante volte, no? Soprattutto poi quando l'Inghilterra fa male nei grandi tornei estivi, ma si gioca troppo durante le feste, no? Si parla sempre di questo campionato inglese che comunque nel bene o nel male, tra Natale, Capodanno, Epifania, gioca tantissime partite. Tu come la vedi da quel punto di vista? Cioè, l'Inghilterra ha spesso fatto male le grandi competizioni europee perché i giocatori inglesi giocano troppo? Ma allora, negli anni 70 l'Inghilterra per due edizioni consecutive, 74 e 78, ai mondiali non c'è andata ed era il periodo in cui si giocava di più in assoluto, perché adesso sembra che si giochi tanto, ma in alcuni anni
in Inghilterra si è giocato il 26, il 28, il 31 e il 2. Adesso c'è un turno in meno rispetto a una volta e giocavano tutte le squadre ovviamente lo stesso giorno, non c'era la TV, quindi si giocava tutte le partite alle 3, classico orario del sabato o dei giorni festivi, quindi non si giocava quasi mai la sera, a meno che non fosse un martedì non festivo, tipo il 27, il 28, ma non era da ricollegare a quello, era un periodo di involuzione, era un periodo molto particolare in cui in Inghilterra erano popolarissimi i calciatori diestro, tipo gli Stan Bowes, Tony Curry, Frank Worthington, attaccanti molto particolari, che erano personaggi, non solamente calciatori, che però la nazionale non considerava. I migliori calciatori di quell'epoca, parlo proprio di estro, di talento, di bizzarria, 6-7 di loro hanno avuto in totale 46 presenze in nazionale, cioè nulla, praticamente nulla, perché gli allenatori del tempo preferivano ancora il calcio inglese dei corridori e della grinta aggressività, e in un calcio europeo che cominciava a evolversi l'Inghilterra non andò due volte ai mondiali, poi in realtà non ci andò per un punto, per differenza reti anche con l'Italia nel 77-78 non erano situazioni disastrose. Negli ultimi anni questo concetto secondo me non vale più. Campione del mondo 2 anni fa fu la Francia, che aveva una marea di giocatori a partire da Kanté e Pogba che giocavano in Inghilterra, Pogba credo fosse già tornato in Inghilterra all'epoca, e quindi teoricamente dovevano essere stanchi come gli altri, anzi gli inglesi adesso sono in minoranza come diciamo prima in Premier League e non dovrebbe essere questo il problema. L'Inghilterra ha sempre avuto nel momento decisivo meno giocatori in grado di decidere le partite. 86 perse di poco contro l'Argentina e fu Lineker, che era un giocatore di livello mondiale che quasi portò l'Inghilterra avanti. Quindi un aspetto anche generazionale che inevitabilmente va a toccare tutte le nazionali, perché poi il calcio è ciclico da questo punto di vista, però poi sempre il campo, no, a dire la verità, se hai giocatori buoni vai avanti, se non hai giocatori buoni sì, non vai avanti, come mi stavi dicendo tu. Venendo invece più in generale un po' all'atmosfera da Boxing Day, diciamo che per noi italiani... mi ci metto io in piccola parte, che ho avuto modo di vedere un po' di partite in Inghilterra, non ovviamente il numero che hai visto tu, io ho avuto modo sempre tra le feste, magari non proprio il Boxing Day perché il 26 dicembre è sempre particolarmente scomodo, però magari verso fine anno ho avuto modo di vedere qualche partita. Mi racconti qualche tradizione magari legata al periodo, oppure voglio che provi a portarci in un vicino allo stadio, cioè tifoso inglese che esce dalla metropolitana e inizia a sentire profumi, no? Quindi le salamelle, le pies, come ci sono lì. Ah, c'è qualche tradizione a cui che insomma che rispecchia un po' il momento inglese delle feste natalizie? Beh, allora, tradizionalmente l'odore degli stadi inglesi era quello delle cipolle e della carne, i burger scottati alla piastra con un pochino d'olio, terrificante, attraente come pochi, era diventato l'odore, è tuttora l'odore del calcio inglese. Poi anche lì è cambiato tanto, nello stadio vecchio del West Ham, e poi si sono trasferiti adesso in un pub vicino allo stadio nuovo, c'era addirittura un piccolo stand di ribs, di costine, che sono una cosa che non è particolarmente inglese, ma c'era sempre la coda anche lì, perché poi dopo un po' introduci nuovi elementi e alla gente magari piacciono una volta che li assaggia. Quindi anche sul piano delle tradizioni è cambiato tanto. Va distinta poi Londra dal resto del paese, perché chiaramente la mattina del Boxing Day a Londra i mezzi pubblici non vanno, in genere il 26 dicembre non funzionano, la metropolitana non gira, quindi a Londra si gioca spesso all'ora di pranzo, il Boxing Day, per favorire i tifosi, perché se giochi alle 3 o se giochi alle 6, potendo scegliere quando la TV non determina gli spostamenti, veramente è difficile per i tifosi arrivare o soprattutto tornare, perché finisce la partita alle 4, 3 quarti, 5 e diventa un po' un problema tornare a casa. Quindi l'unico Boxing Day che ho vissuto, io avevo in programma di vedere a mezzogiorno Tottenham Aston Villa e ce l'ho fatta.
La seconda partita per forza spostata alle 6:30, alle 5:30, perché c'era la TV, perché ripeto, la regola del giocare all'ora di pranzo a Londra vale quando la TV non ti fa modificare, era Watford-Arsenal, e non sono letteralmente riuscito ad arrivare a Watford con i mezzi pubblici, perché praticamente non c'erano, era una cosa impossibile, anche partendo da White Hart Lane, dove era ovviamente lo stadio del Tottenham, intorno alle 2:15, a un certo punto ho rinunciato. Quindi questa cosa è particolare, che a Londra si giochi quando si può scegliere presto, perché è una città enorme e devi dare il tempo ai tifosi in qualche modo di arrivare. Altri posti si giocava tranquillamente alle 3, perché ovviamente città più piccole con trasporti meno complicati. La cosa bella di Londra in quelle mattine è vedere i tifosi delle diverse squadre che cercano di arrivare nei diversi stadi, i tifosi delle squadre ospiti che in qualche modo cercano di fare lo stesso, e veramente in certi posti, tipo le stazioni dei treni e tutto, ogni 10 passi vedi un colore diverso. Questa secondo me è la bellezza, in realtà succede ogni sabato. Però esatto, ero qui, anche questo infatti sì. volevo arrivare a questo. Però diciamo che nei giorni in cui non c'è chi viaggia per lavoro, la percentuale di colori aumenta chiaramente, è più visibile. Guarda, infatti una delle cose più belle di Londra, o meglio, Londra, perché poi ci sono tantissime squadre, però tu il sabato pomeriggio prendi la metropolitana, come fanno il 99% dei ragazzi a Londra, e in base alla stazione, in base alla linea, alla line, vedi appunto giocatori, i tifosi con sciarpe di vario colore, ma sì, proprio ci si incrocia con una facilità veramente disarmante. Sì, 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 sì. E così come nella seconda parte del pomeriggio, magari sei sulla Victoria Line verso nord, quindi dalla parte opposta, e vedi il ragazzo che per qualche motivo, pur abitando nel nord di Londra, è tifoso del Crystal Palace, con la sua sciarpina o maglia rosso-blu, sta tornando a casa e ci ha messo in quel momento quasi un'ora e mezzo, ovviamente, dal sud di Londra, perché poi la bellezza e la particolarità di Londra è questa. Watford Crystal Palace, che è una specie di derby, ci vogliono 2 ore quasi per arrivare da uno stadio all'altro, quindi comunque si fa quasi come fare da Milano a Bologna, ecco. Quindi comunque è una situazione molto particolare che rende ancora più affascinante obiettivamente la città. La tradizione è questa: riuscire ad andare allo stadio Boxing Day, teoricamente, forse non quest'anno, però di motivi, visto che lo stadio praticamente non si riesce ad andare, con la mente libera, senza tante preoccupazioni di quello che devi fare in serata o teoricamente il giorno dopo. E in alcuni casi la mente non è libera perché magari hai ecceduto nei pranzi, nelle bevute la sera prima. Diciamo che in Inghilterra capita spesso, mi vorrebbe da dire. Sì, in passato qualche sospetto su alcuni risultati anomali c'era anche sui giocatori, ovviamente, non solamente che esageravano. E l'anno scorso Paolo Di Canio, nello speciale in cui ha raccontato per Sky qualcosa del Boxing Day, lo ha proprio detto: non è... la sera, il giorno del 25, tu devi essere professionista, devi comportarti bene, non devi cedere a tentazioni, perché sennò il giorno dopo non hai speranza, soprattutto se cedi alle tentazioni e gli avversari no, e quindi certo, si nota ancora di più. Guarda, voglio provare a farti una provocazione, lanciarti questa domanda che è un po' una provocazione. Non è che in Italia il Boxing Day di Serie A non ha attaccato proprio per questo motivo? Cioè, in Italia toccatemi tutto, ma non il Natale, quindi il 26 di dicembre semmai facciamo giocare la Serie B, la Serie A no. Può essere, in effetti era una parte di domanda che non avevo risposto prima. Non riesco a spiegarmelo, però, obiettivamente. Non riesco a spiegarmelo perché è vero che abbiamo tradizioni diverse, è vero che forse c'è questo discorso della famiglia, è vero tutto, è vero anche che magari è un periodo in cui fa obiettivamente abbastanza freddo e non si voglia, perché poi in Inghilterra il bello era che andavano ovviamente anche i bambini, i figli, quindi certo, gli stadi erano strapieni. Magari da noi non c'è la comprensibile voglia di far prendere troppo freddo, perché comunque non tutti gli stadi sono coperti, confortevoli, però sinceramente non riesco a spiegarmelo, perché da noi la fame di calcio c'è sempre stata e nella media non è che ci sia poi tantissimo da fare in quei giorni, quindi comunque ma nella infatti... media, secondo me, doveva prendere piede un po' meglio.
Infatti, cito questo dato, nel dicembre 2018 il turno di Serie A del 26 dicembre è stato quello con la media spettatori più alta di tutto il mese, arrivando fino al 69%, rispetto per esempio al 58% del turno precedente e il 61% del turno successivo, quindi stadi pieni quasi al 70%, quindi evidentemente tutto sommato anche al pubblico non era dispiaciuto. Voglio venire in generale agli stadi. Dimmi, Roberto, il tuo stadio preferito, quello in cui dici ci torno più volentieri, o, visto appunto l'innovazione continua che c'è in Inghilterra, lo stadio che hai visitato più volentieri. Beh, non riesco a isolarne uno. Highbury, lo stadio dell'Arsenal, era eccezionale per l'architettura esterna, per la visuale interna, per la collocazione in mezzo alle case, per i colori. Ma in genere, per dire, anche il vecchio Loftus Road, lo stadio qui Spa Crandis, adesso rinnovato, era uno stadio magnifico. Bowling Ground, White Hart Lane, la bellezza di quegli stadi era la singola identità che era radicalmente diversa da quella degli altri. Ne parlavo qualche giorno fa con un altro appassionato, non giovanissimo come me. Qualunque foto tu veda degli anni 70, cioè io ho visto una foto di David O'Leary dell'Arsenal inquadrato a figura intera, non c'era nessun dubbio che la porta alle sue spalle fosse quella di Highbury, nessun dubbio, ma non si vedeva quasi niente, bastava un dettaglio per riconoscere lo stadio, cosa che adesso francamente, cioè, se spogliassero lo stadio del West Bromwich o lo stadio del Sunderland di qualsiasi colore, se fosse un bianco nero, togliessero qualunque identificazione, io farei fatica a distinguere lo stadio del Southampton da quello del Sunderland, obiettivamente. Infatti dicono che lo stadio del Southampton, non sono mai andato, quello nuovo, sia tra i peggiori come ambiente. Cioè, non si è persa la caratterizzazione dei singoli stadi. Riconoscevi subito, ma subito veramente, dalle foto, anche con pochi dettagli, che stadio fosse. Questo è quello che si è perso, non tanto il singolo stadio quanto la enorme differenza. È rimasta qualche particolarità, per assurdo l'Emirates è riconoscibile perché comunque ha degli spazi diversi, per assurdo è riconoscibile anche lo stadio olimpico, ma non sono stadi di calcio nella classica maniera inglese, e però non è nemmeno detto che debbano esserlo, perché è talmente cambiato il pubblico interessato alla Premier League che non è nemmeno concepibile forse che debbano essere stadi tra virgolette all'inglese. E questo poi è il punto della questione, è cambiato il pubblico e per le intenzioni commerciali della Premier League va bene così. Guarda, ti cito un po' di stadi che ho avuto la fortuna di vedere, no? In Inghilterra, uscendo chiaramente dai top, quindi da Stamford Bridge, da Emirates. Io sono rimasto sconvolto da una partita che era sempre nel periodo natalizio, penso forse il primo dell'anno era, un Reading Manchester United, se non ricordo male, o forse un Reading Portsmouth, e il Madejski Stadium, per allora, cioè era il 2008, per essere una squadra neopromossa o comunque una squadra che forse era il secondo anno in Premier. A me la cosa che aveva sconvolto è che nel 2008 il Madejski Stadium, lo stadio del Reading, cioè paragonandolo al campionato italiano, sarebbe stato forse il terzo stadio più bello dopo San Siro e l'Olimpico. Sì. E parliamo appunto, è come se prendiamo una squadra di Serie B, prendiamo per esempio il Pordenone. Ecco. L'anno prossimo arriva in Serie A e improvvisamente ha uno stadio che è più bello dell'80% delle squadre di Serie A. Questo è un dato interessante. Ma vedi, il problema è... No, il problema, una delle cose che ha fatto la rivoluzione del calcio inglese negli ultimi 30 anni è questa. Tante disparità, tante situazioni al limite, spesso però al limite per cattiva gestione del singolo club, non per... la struttura del calcio inglese. Cioè il Norwich City, che viene promosso due stati fa, il cui direttore sportivo dice: noi abbiamo fatto contratti adeguati, non impazziamo per spendere miliardi sul mercato perché vogliamo fare in modo che anche in caso di retrocessione questo club possa mantenere la sua linea senza dover chiudere perché non sappiamo più come fare se non arrivano i soldi della Premier League. È quello che sta succedendo. Il Norwich è ben piazzato, può tornare in Premier League. Quindi se sai gestire la tua squadra riesci in qualche modo a galleggiare.
In alcuni casi, lo stesso Leeds, che aveva avuto quel tracollo dal 2000 in poi, puoi avere difficoltà. Però, torno al discorso di prima, una conseguenza è stata che, escluse 5-6 squadre, non c'è quasi differenza come struttura e come stadi, quindi mi ricollego al tuo discorso, tra l'ottava di Premier League e la settima di Championship. Cioè, se al posto di Fulham, Sheffield United, in Premier League ci fossero il Nottingham Forest e il Derby County, cosa cambierebbe obiettivamente come immagine, come stadi, come presenza di pubblico? Quasi nulla. La bellezza del calcio inglese dal punto di vista della struttura degli ultimi anni è questa: il Leicester City ha vinto il titolo ormai 4 anni fa, ma se fosse in Championship da 4-5 anni il Leicester City, nessuno direbbe: oddio, cosa ci fa il Leicester City in Championship? È una squadra che merita la Premier League. No, perché magari la stessa sorte l'avrebbe avuta vincendo il titolo un Nottingham Forest. Quindi c'è questo magma indistinto tra la settima e l'ottava di Premier League e le prime 6-7-8 di Championship, che è frutto effettivamente di un miglioramento generale di tutto, stadi compresi, e l'esempio del Reading che ha fatto è perfetto. Penso anche, ed è un caso forse molto diverso, quello del Brighton, perché lo stadio del Brighton è uno stadio totalmente nuovo. Io, guarda, ci sono stato per una partita di Championship qualche anno fa, però anche lì quella sembra un po' una cattedrale nel deserto, cioè sì. È quello che stavi un po' dicendo tu, cioè si sta un po' appiattendo la struttura degli stadi per i club di fascia media, medio-bassa, perché poi un conto appunto è l'Emirates e le grandi squadre, però sì. Forse si sta un po' appiattendo tutto. Sì, si sta appiattendo, perché se non ti fanno vedere l'immagine totale dello stadio, magari a telecamera su un drone o che cosa, e allora lo riconosci subito, l'Amex Stadium, vedendo solo il campo e magari le file della metà campo, potresti avere il dubbio. Poi che vedi la gente con l'uve, di qualche, adesso poi ci sono tutti gli striscioni con gli slogan a coprire, vabbè, Brighton ha qualche tifoso perché erano messi nella zona sud. E la stessa cosa vale per Huddersfield Town, che avevano degli stadi più belli del vecchio calcio inglese Leeds Road. Da tantissimi anni ha costruito quello stadio nuovo, abbastanza innovativo, di per sé caratteristico, perché non diverso, non uguale agli altri, quello dell'Huddersfield Town. Però ha cambiato radicalmente tutto. Quello è più o meno vicino a dove era lo stadio vecchio, quindi non c'è stata una situazione tipo cattedrale del deserto. Però, ripeto, questi sono discorsi di chi si è appassionato come me al calcio inglese nei periodi in cui ogni stadio aveva una sua totale e precisa identità. Per il mercato di oggi, bisogna usare questa parola, va benissimo così. Non sto dicendo che è sbagliato quello che sta avvenendo, sto dicendo che si rivolge a un pubblico che non è più quello di una volta. Basti pensare, e anche qui fa parte del modo diverso di vivere lo stadio, no? Mi chiedevi delle tradizioni. Nel calcio inglese fino a fine anni 90 anche, si inquadravano il campo 20 minuti prima della partita, vedevi che era quasi tutto pieno. Adesso 10 minuti prima della partita non c'è quasi nessuno in tribuna, perché sono tutti nei corridoi a mangiare e spesso in tribuna ci sono tifosi avventizi che vengono lì magari 2 o 3 volte l'anno, che si fanno una marea di foto, che fanno selfie, le mandano, le pubblicano sui social. Io sono uno di quelli, nel senso che questa è stata una delle cose che mi ha stupito di più del calcio inglese, ma proprio tantissimo, perché uno poi ovviamente guardandolo in televisione gli stadi sono sempre pieni, altissima percentuale. Se però tu vai, cioè, a vedere il riscaldamento, non c'è nessuno. Certo. Ecco, anche questo forse è uno dei motivi per cui comunque il calcio inglese è così affascinante, e citando il caso dei tanti allenatori italiani ci sono passati e che poi vengono un po', insomma, colpiti dal mal d'Inghilterra, voglio quasi definirlo così, un po' come se fosse il mal d'Africa, cioè che era un po' anche quello che ha detto Crespo, che diceva: io per rivedere il mio gol dopo la partita o tornavo a casa subito o non lo rivedevo più. Come dire, cioè, i tifosi inglesi arrivano allo stadio, però vogliono vedersi la partita, punto e basta. Quello che succede poi durante la settimana
E un discorso può essere per televisioni, giornalisti, tifosi magari internazionali, però forse il tifoso inglese è ancora fermamente legato al fischio d'inizio della partita e fischio finale? È di base, mi piacerebbe dire questo. Poi, una volta che tu ti immergi nella situazione di reti o siti che 24 ore al giorno ti danno informazioni anche di mercato, fai fatica a uscirne, nel senso che a me ha sconvolto parecchio. Io ero abbonato legalmente, ci tengo a dirlo, nel senso che avevo un appoggio inglese a Sky Sport UK all'inizio degli anni 90, e ho visto col passare del tempo la trasformazione radicale degli spazi. All'inizio il mercato era un dettaglio, si parlava di mercato quando c'era un trasferimento. Negli ultimi anni Sky UK aveva un inviato fuori da ogni centro tecnico di squadre di Premier League che dava in diretta gli aggiornamenti sulle ultime notizie. Poi sappiamo benissimo che poi spesso le notizie non le ha chi al campo, ma le ha chi ha i contatti ed è magari a casa sua. Però questo è un altro discorso. Vedere la spettacolarizzazione del mercato, di cui agli inglesi non è mai fregato nulla, mi ha colpito molto proprio come simbolo dei cambiamenti. Io ricordo perfettamente di aver sentito in radio, perché la mia tradizione di Boxing Day era quella di ascoltare le dirette sulla BBC e poi ascoltavo ogni giorno comunque dell'anno notiziario, la notizia dell'arrivo di un giovane però promettente Ian Rush dal Chester al Liverpool, data a trasferimento avvenuto. È vero che Rush non era famoso, era promettente e basta, e l'annuncio fu dato, però non è che... E quando prendevo i quotidiani inglesi, a volte arrivavano nella mia città ovviamente di uno o due giorni prima, notavo drasticamente, intanto che non c'erano quotidiani sportivi, ma aprivi, partendo dal fondo, perché chiaramente nei quotidiani inglesi, tabloid soprattutto nello sport, è in fondo, vedevi partite, non vedevi quasi mai pettegolezze. Sì, certo, c'era la foto del giocatore ubriaco, ma intendo dire pettegolezzi di mercato, robe varie, era una cosa che non rientrava nella norma. Adesso è totalmente parte della norma. Ci sono colleghi italiani che hanno milioni di follower anche in Inghilterra perché seguono il mercato. È vero. In maniera, ha quasi sfigurato la situazione. Il famoso deadline day, no? Ormai sì, è diventato proprio il deadline day, l'ultimo giorno di mercato, un po' un si salvi chi può. Io dico la mia, io preferisco tutta la vita vedere una bella azione in campo che non magari avere voci di mercato, però... Per me sarò forse, come dicevi tu, come il tifoso inglese a vecchia maniera, per me esiste solo quello che succede in campo, tutto il resto ditemelo quando è avvenuto. La squadra X ha preso questo bene, anche perché quando poi capita, a me mi è molto da ridere quando leggo la squadra X è interessata al giocatore X, non sai quante volte mi viene da chiedere a qualcuno: mi dite perché è interessata? Perché in alcuni casi non c'è una spiegazione logica o onesta, poi magari scopri che la gente, tutto, ma ci sono tanti casi in cui veramente è solo per dire, solo per mettere in giro che il giocatore interessa. Sono cose che io non riesco a concepire, forse ingenuamente. Io non riesco a concepire che si mettano in giro voci solo per fare in modo che si parli di uno che diventa bravo a furia di ripeterne il nome. Oltretutto, come sai, oggi con lo scouting conosci tutti. Siamo passati tutti ad ascoltare trasmissioni radiofoniche in cui il tifoso dice: volevo consigliare la dirigenza questo qua che gioca a terzino destro nel Monza, ma la squadra media di una lega maggiore conosce 800 giocatori che giocano il terzino destro in tutto il mondo, non c'è bisogno che il tifoso glielo dica. Quindi è talmente tutto cambiato che fa impressione. Guarda, hai usato la parola giusta, ingenuamente, quindi mi viene da dire che siamo tutte e due ingenui, perché anch'io sono fortemente legato al calcio giocato, infatti... per me vince 3-0 col calcio parlato, ne parli, sì. Siamo due che fanno calcio, esatto, parlato. Sì, oltretutto non vince 3-0, ma non dovrebbe neanche scendere in campo, dovrebbe non scendere in campo per manifesta superiorità. Poi capisco che ci siano persone, sia nel nostro mestiere, sia tra tifosi, che invece hanno bisogno di
andare sempre a scavare, a cercare, ma non è mica una colpa, semplicemente è un'attitudine. È la domanda. Sì, esatto. Io ho sempre detto, io da piccolo giocavo in cortile malissimo e volevo vedere le partite, ma tutto il resto non mi interessava. Poi certo arrivava la notizia, questa squadra ha comprato qualcuno, ma lì sì, ma a me non interessa sapere, questa squadra sta sondando 7 giocatori, è in trattative con una, perché poi ci sono le narrazioni per cui le testate, i media della città, della squadra che deve comprare, parlano di ostruzionismo dell'altra squadra che non ti vuol dare un giocatore al prezzo basso. I media di quella squadra dicono giustamente non vuole svendere il tuo, quindi vedi anche queste interpretazioni diverse a seconda dell'interesse del bacino d'utenza, che fanno secondo me abbastanza sorridere. Torniamo sugli stadi, dai, visto che parliamo di partite e di calcio giocato. Tu hai mai contato quante partite hai visto in Inghilterra dal vivo? Guarda, potrei, perché io ogni partita ho preso il programma. Il match program, ecco. Quindi potrei contarli, ho vari scatoloni pieni. Un anno fa mi sono ho scaricato per la prima volta l'app Footballogy, che prima aveva un altro nome, che è quella in cui tu puoi registrare tutte le, cioè puoi darti presente a tutte le partite che hai visto. Allora, non ho inserito tutte le partite, perché poi crescendo a Bologna io ho visto interi campionati di Bologna, ma non mi ricordo sinceramente quanti. Ho visto 111 stadi, ma nel senso ho visto partite in 111 stadi in giro per il mondo. In realtà potevano essere di più, il problema è che lavorando nei media, io spesso il fine settimana dovevo lavorare, certo. Non è che potessi fare il ground hopper, no? Quelli che vanno di stadio in stadio a visitare, dovevo farlo un pochino in agosto e qualche volta infrasettimanale, ma per assurdo chi lavora non ha tempo di andare in giro per stadi, che ha un lavoro nei media che coinvolge il weekend, quindi potevano essere molti di più. Poi in un periodo in cui non c'erano tutti questi voli low cost verso altre città, si arrivava quasi solo a Londra, e io lavorando la domenica, se andavo a Londra a vedere una partita il sabato, dovevo restare a Londra perché rischiavo di non tornare in tempo la domenica se andavo a Manchester, Sheffield, per cui ho visto una quantità infinita di partite a Highbury, a Stamford Bridge, e ne ho viste pochissime a Manchester e a Sheffield, e avrei preferito il contrario, magari vederne una in più del Nottingham Forest o del Derby County e una in meno dell'Arsenal o del Chelsea, ma non vada bene, perché ampliavo la familiarità con certi stadi visti magari una volta sola. Gli stadi vuoti non li considero, perché lo stadio deve respirare la partita, secondo me, per darti, poi certo se sei lì lo vai a vedere, però non lo considero visto, ecco. Deve esserci quell'odore di hamburger che mi dicevi prima, sì. Se no non va bene il match program, hamburger, vedere la gente come lo vive, vedere tante cose, quindi vanno vissuti così, secondo me. A questo punto una delle ultime domande che ti faccio è: ne hai visti 111, e qual è però quello che non hai visto e che dici no lì prima o poi ci voglio andare, o che avresti voluto visitare che magari nel frattempo non è stato cambiato, è stato abbattuto? Allora, a Newcastle l'ho visto vuoto, perché ero andato lì dovendo prendere un aereo lì, e mi dispiace molto non essere andato a vedere Newcastle, mai andato a vedere Newcastle United dal vivo, perché comunque è maestoso, è molto particolare. Uno stadio perso, qualche tempo fa mi era venuto in mente, ma direi che sono riuscito a vedere quello vecchio del Southampton, che era talmente assurdo da essere bello, perché era tutto storto, con gli spalti un po' storti. No, non ho uno stadio, ecco, Cardiff City, il vecchio stadio era molto particolare, non ho fatto in tempo perché era troppo fuori mano. Segnalo la bellezza invece del Millennium Stadium di Cardiff, a proposito, dove ho visto alcune finali di playoff, secondo me è molto sottovalutato, perché comunque il pubblico è vicino e secondo me è uno dei più belli stadi al mondo, però se ne parla poco. È lo stadio, credo, dove la Juve ha perso la finale col Real Madrid, se non vado errato, sì, 2 anni fa, di Champions League. Veramente uno stadio magnifico, dove si vede bene la partita, oltretutto, perché poi alla fine lo stadio dovrebbe servire a quello. Ho avuto l'impressione che molti architetti progettino stadi perché siano belli, non perché siano funzionali. Perché siano belli da fuori e non belli da dentro, che è quello che conta di più. È quello che conta. Non mi viene in mente uno stadio che non c'è più, in cui non...
L'anno scorso ho fatto un blitz letteralmente dalla mattina alla sera, rientrando a casa il giorno dopo, a vedere lo stadio del Boston United, che è una squadra che non è nemmeno nelle prime quattro divisioni, che è l'unico stadio, era rimasto l'ultimo stadio con i quattro piloni della luce, vecchio stile, quelli metallici con le luci sopra, ancora funzionanti, originali. Era l'ultimo anno in quello stadio, sono andato a vederlo, devo dire, atmosfera inesistente, sono stati 1000 spettatori, perché poi a volte si sopravvaluta un po' quello che succede nei campi minori inglesi. Atmosfera inesistente, ma mi sono visto questo spettacolo di queste luci che si vedevano dal vicinissimo centro della città e che aiutavano quasi a navigare le piccole vie del centro. Queste follie che faccio, sempre più faticose per l'avanzare dell'età, ma sono cose che voglio portarmi dentro e che voglio tenermi. E lì ce l'ho fatta appena in tempo, perché quest'anno inauguravano un nuovo stadio, anche se ovviamente poi il discorso dei tifosi ha cambiato parecchio. Rob, io ti ringrazio. Ti auguro buone feste, ovviamente, e speriamo il prima possibile di poter tornare in giro per stadi. Eh sì, fare quel che si può fare, vivere ancora qualche atmosfera, perché poi la bellezza dell'andare negli stadi è questa. Se quelli che in TV, perché io parlo sempre, quando ho detto gli stadi sembrano tutti uguali, dico sempre visti dalla TV, visti nelle foto, ma quando poi vai là, ogni stadio è chiaramente diverso, perché ogni stadio intorno a case, parcheggi, cose diverse, e quindi ti entra nella mente come esperienza complessiva. Questa è ulteriormente la bellezza di andare. Più sono identici l'uno all'altro gli stadi dentro, più vale la pena andare a vedere, perché almeno vedi quello che c'è fuori, che è diverso di posto in posto. È vero, è verissimo. Grazie ancora a Roberto Gotta. Grazie, ciao. Grazie dunque Roberto Gotta, grazie però soprattutto a voi per averci seguito. Io vi ricordo, mi raccomando, seguiteci su Facebook e Twitter, basta cercare I Titolari Podcast, potete scriverci via mail a titolaripodcast@gmail.com e se ci sentite su Apple Podcast lasciateci una bella recensione a 5 stelle. Noi torniamo settimana prossima con un'altra puntata speciale per chiudere l'anno, il Best of Spotlight. Avremo modo di prendere un pezzettino da ogni puntata e farvi sentire il meglio di ogni puntata Spotlight, in modo tale un po' da ingolosirvi e invitarvi ad andarle a risentire tutte. Tanto è molto semplice, basta scegliere una puntata e andarle a risentire. A voi, da me, chiaramente il più caloroso augurio di buone feste, anche dal mio compagno di podcast Leopoldo Corrugati, che oggi non c'è, un saluto da Alberto Santi. I Titolari Podcast torna tra 7 giorni. Buone feste.